nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora a classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schroders. Bentornati su Blu Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, domani Consiglio dei Ministri ad alta tensione. Maxi frode fiscale in Europa da 55 miliardi. Fideuram, grande festa ma top secret. BTP, 100 miliardi sono a rischio. OCF indipendenti, solo 80 nominativi hanno fatto richiesta. Agenda, gli eventi della prossima settimana. La maggioranza è attesa al varco sulla legge di bilancio. Il Consiglio dei Ministri di sabato sarà la resa dei conti tra Lega e Movimento 5 Stelle, dopo il caso della cosiddetta manina nel decreto fiscale. Convocato dal Premier Giuseppe Conte, potrebbe essere l'occasione per risolvere le incomprensioni sui dettagli della pace fiscale. Ma c'è anche chi ipotizza l'inizio di una crisi di governo. C'è chi parla già di una delle più grandi frodi fiscali mai organizzate in Europa. È quella su cui stanno indagando le procure di Colonia, Monaco e Francoforte. Azioni sarebbero state acquistate allo scoperto prima del pagamento dei dividendi per poi essere rivendute dopo lo stacco della cedola, attraverso però fondi pensioni di investimento che godono di un credito d'imposta. Le indagini coinvolgerebbero filiali di diversi gruppi finanziari come Santander, Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie Group, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole e Hypo Varennes Bank, che fa capo al gruppo Unicredit. Alcune società starebbero però già collaborando con gli inquirenti. Si svolgerà il prossimo 20 ottobre presso il Padiglione 5 di Rofiera Milano l'atteso evento per i 50 anni di Fideuram. Intitolato 50 volte noi, una storia che è un Big Bang, la giornata dedicata in via esclusiva a tutti i professionisti della rete inizierà alle 9 con l'accredito al welcome, con poi i veri e propri lavori che si svolgeranno dalle 11.30 alle 17. Un evento che si annuncia come top secret per la prima private bank italiana con masse gestite per oltre 200 miliardi. Chiusa la stampa e con diversi ospiti che non sono ancora stati svelati. A tal proposito può far discutere la scelta di non invitare gli ex manager e dirigenti della società. Torna a rischio rating per l'Italia. Molti fondi passivi per regolamento interno dovrebbero vendere sul mercato i BTP in portafoglio se Moody's e Standard & Poor's decidessero di abbassare il rating verso il nostro paese. Goldman Sachs stima un potenziale sell-off sul mercato da parte dei fondi di almeno 100 miliardi di euro in caso di doppio downgrade. Si è concluso il Fee Only Summit 2018. A oggi sono circa 80 i soggetti indipendenti che hanno fatto richiesta di iscrizione alle nuove sezioni dell'albo dei consulenti finanziari, 70 nominativi tra gli autonomi e 10 tra le società di consulenza. Ad affermarlo è stato il presidente di OCF, Carla Rabitti Bedogni, nel corso della conferenza istituzionale moderata dal coordinatore di Blu Rating, Marco Muffato. Diamo uno sguardo ai principali appuntamenti in programma. Lunedì spazia un webinar di Schroeder, mentre in settimana andranno in scena i roadshow di Aberdeen, Invesco, Franklin Templeton, Pictet e Raiffeisen. Da segnare in agenda anche i nuovi appuntamenti dei cicli 110 di Mediolanum Corporate University. Il consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com e Telecom Italia. Outperform per Mediobanca con target a 1,08 euro dopo che il titolo ha aperto in mattinata a 0,51. Secondo indiscrezioni stampa, l'azionista Vivendi ora intende opporsi allo scorporo della rete e a una sua successiva cessione. E questa è una situazione che potrebbe offrire spunti dal punto di vista degli acquisti. Ecco infine la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. Il migliore risultato è quello di Odo Asset Management, mentre Maglia Nera è Parvest. Qui da Blu Rating News è tutto, come sempre un buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto da Schroders.